questa non è una mostra in senso tradizionale, è piuttosto un tentativo di esplorazione di una personalità molto complessa nonostante la scelta di temi facili. È un omaggio a lui che ha 98 anni, esplorando tutta la sua vita, è un uomo malinconico, cioè la capacità di capire l'animo profondo dell'uomo attraverso le immagini, partendo dal presupposto che è un artista che ha avuto come chiodo fisso, come modo di riferimento, l'uomo nella sua complessità di storia, complessità e soprattutto di interiorità. Abbiamo individuato alcuni generi, diciamo alcuni argomenti. Partiamo dalla madre. Fin dalle primissime sue lavori autonomi è stato l'elemento determinante. La madre, che è quindi l'origine della vita, l'individuazione dell'uomo come elemento fondamentale della vita e dell'interpretazione, lo tratta con la pittura. La pittura è fatta, quindi non fa teoria, con la pittura che è fatta da segno e colore. E la cosa interessante è che non è mai, quasi mai, un disegno preparatorio in senso stretto che poi lui trasforma col colore, no. Ha una traccia, che poi soprattutto la sua traccia mentale, e con il colore costruisce il segno e il disegno. I suoi personaggi, dalla madre, quindi la donna, poi diventano famiglia, prendendo il bambino e portandolo fino alla vecchiaia, prendendo degli elementi poco razionali, come la musica. Quindi i suoi personaggi sono i musicisti, sono i cantanti, sono di queste specie di vecchi vagabondi. La pittura di Longaretti non è mai naturalistica. È una pittura di testa, è una pittura di cuore e quindi anche l'uso dei colori non si deve mai andarlo a cercare, non assomiglia al vero. Sono colori che esistono solo nella sua testa e quindi dalla testa poi passano all'occhio. Sono diventato vecchio, adesso dico l'anziano, Però quando riesco, la mano più alta di così non può andare, allora metto il quadro giù in terra e lavoro. E il signore laggiù, il mio gallerista, ha esposto a Bergamo un mio dipinto del 2014 che è di 1,70 m per 1,60 m, mi pare, un quadrotto così. Non credo che sia un capolavoro, però fatto a questa età vuol dire che sono un cocciuto. La mostra non l'ho vista tutta, ma conosco i quadri già. La più bella che io posso aver fatto. A me piace inventare. In genere non copio mai niente, qualche volta qualche natura morta o qualcosa, o qualcuno ho copiato guardando. E dentro qua io seguo quello che in partenza vorrei fare. Poi dipende anche dai periodi della mia vita, gli anni dell'insegnamento, tutto il tempo. Rubato la pittura, alle 5 via tutti, allora cominciavo a lavorare per lo studio, cominciavo a fare il pittore che si compiace di pitturare, si compiace anche di guardare la tavolozza, i colori della tavolozza. Mi considero un po' un operaio della pittura, come se uno alle 8 va in al lavoro, termina, riposo, poi lo riprende e qualche volta mi arrabbio anche se qualcuno mi interrompe. Così. Allora gli offro la seggiola, siediti, se ho confidenza. Io pitturo, le mani vanno e anche la testa.